Presentato ieri presso l'ex Conservatorio di Santa Sofia a Monte Corvino Rovella, il libro di Nicola Polcaro Lasciatemi fiorire di notte. A dialogare con l'autore sul volume di poesie edito da Europa Edizioni, il sindaco Martino D'Onofrio e il presidente del Consiglio Comunale di Monte Corvino Rovella, Milena Salvatore. Questo è il mio secondo libro, è un libro di poesie che cerca praticamente di andare a fondo, al di fuori e dentro di noi. Quindi cerca di mettere insieme la realtà che ci circonda con la nostra interiorità e cerca di squarciare, diciamo, un velo, che ci avvolge quotidianamente, quindi che è fatto di convenzioni, di sovrastrutture, di pregiudizi, che cercano un attimino di cambiarci e di costringerci al di fuori della nostra natura. Questo è in sintesi il libro. Una parte dell'incasso sarà devoluta ai laboratori solidali di scrittura creativa, letterariamente, che vanno a sostegno praticamente degli istituti di pena, delle comunità di recupero, degli orfanotrofi e di tutte le realtà, insomma, che vivono il disagio sociale dei nostri tempi. Sì, siamo contenti stasera di presentare il libro di Nicola, il suo secondo libro, un libro di poesie interessantissimo che ho letto tutto d'un fiato. E quando si parla di autori del territorio, l'amministrazione è sempre in prima linea. Si inserisce, diciamo, un po' in quel contesto che abbiamo deciso di seguire dall'inizio di questa amministrazione. Ricordo che nel 2019 abbiamo dato vita a Terre, Argilla e Versi nella frazione Marangi, dove si parlava di poesia. Da poco abbiamo avuto la denominazione di Montecorvino città che legge, per cui diciamo stiamo continuando a fare sinergia e a portare la cultura insieme all'assessore al ramo sul territorio.